pausa, il movimento che magari è anche sbagliato, ma che funziona nell'economia del video. Quindi è molto interessante il lavoro con lei, perché è interessante lavorare con un materiale grezzo nel senso positivo del termine, che però ti dà molta soddisfazione. E poi, diciamo, da questo video, ma da E altre. Sky voleva lei, non voleva me, voleva lei, cioè, incredibile. L'altra cosa che emerge forte è anche il tuo rapporto con la città, perché comunque Roma è molto presente nella tua vita, giustamente, però anche nella tua produzione, e funziona. Quello che mi chiedevo era, è un particolare che diventa universale, ma dal punto di vista dell'audience, del tuo pubblico, tu hai una consapevolezza o cognizione di da dove siano, se vengano tutti da Roma, se siano sparpagliati per l'Italia, fuori nel mondo? Beh, allora, c'è una grande maggioranza di persone a Roma, ovviamente, perché è più facile il linguaggio, le persone che mi incontrano di più, io giro anche di più nei luoghi a Roma, quindi magari eventi, robe varie, posso anche acchiappare più roba, no? Però, la cosa bella è che tutta l'Italia è, insomma, è potenzialmente un pubblico, e non solo, perché a volte ho incontrato anche gente americana che dice no, in inglese mi dicevano continua a fare video, dice, ma te non capisci niente, io dire. No, però continua perché alcuni mi fanno ridere, l'ho visto per caso, non si sa dove, eh. Ah, vabbè, continuo, però, nel senso, ogni tanto c'è una parola in inglese insomma, per far piacere, però il pubblico sì, è potenzialmente romano, Roma è Roma per me, nel senso che essendo romano da tipo 6 generazioni, tento quantomeno di rispettarla e di rendere omaggio a una città del genere. Poi è ovvio, è una città complicata, la ami e la odi. Luca lo sa meglio di me col libro che ha fatto insieme a Giacomo, che è Roma città Arrivano anche morta. a lui. Insomma. Infatti, sì, c'è, cioè, lui sta cosa che ha detto io la condivido, la ami e la odi. È una città che potrebbe esplodere domani e da una parte libererebbe il suo popolo, secondo me, dall'altra però lascerebbe un vuoto enorme non solo ai romani, ma agli italiani e a tutta la popolazione, perché è una città che tutti vogliono e tutti cercano. Nonostante tutti gli errori che abbia, è un po', non lo so, è un rapporto malato, no? È quell'amore, quello che ti fa male, che tu dici no, c'è, perché mi ha lasciato, mi ha ripreso, Roma è così. Diciamo, Roma è anche una grande protagonista di uno dei tuoi progetti, diciamo, il maggiore successo e il maggiore riscontro a livello, diciamo, fuori dal web stesso. Sì. Stiamo parlando di Vittima degli Eventi, che è questo, diciamo, progetto di fan movie, diciamo, che insieme a Luca Vecchi tu hai portato addirittura al Festival di Roma, che vabbè, rientra come location e contesto, però permette, diciamo, di portare uno dei grandi personaggi del fumetto italiano, come Dylan Dog, in un contesto che in realtà non è quello di Londra a cui siamo abituati, ma è proprio quello di Roma. Sì, diciamo che lì, beh, la scelta di Roma era ovviamente all'inizio obbligata, perché non avendo la possibilità di girare un film in crowdfunding, quindi dato con i fondi degli utenti internet a Londra, perché non avevamo i soldi. Poi abbiamo trasformato questa, diciamo, quest'obbligo, questa costrizione, questa restrizione in una forza, in un punto di forza, in una potenza, perché Roma diventa a quel punto l'atmosfera giusta dove far nascere il nostro Dylan Dog. Questa è stata la nostra versione, mia e di Luca, di Dylan Dog, quindi non è il Dylan Dog definitivo assolutamente. Però ci piace pensare che Roma, con i colori, con il silenzio notturno, con la cupezza di alcune location, ci abbia aiutato, perché comunque il mood di Dylan Dog l'abbiamo acchiappato per alcune. Quindi Assolutamente sì. diciamo che ci ha aiutato molto, ci ha aiutato anche perché non abbiamo dovuto chiedere permessi, ma non perché Roma sia facile da chiedere permessi, ma perché non ce lo potevamo permettere, però potevamo girare, abbiamo girato dovunque, praticamente, diciamolo. Però allora, Roma tu la inquadri da dovunque, gli americani quando vengono qui fanno queste riprese incredibili di Roma, ma sembra. C'è sto problema a Roma in mano agli americani, sembra una cartolina, sembra piatta, perché non la conoscono. Quando ti inquadri Roma devi inquadrarla in un certo modo e devi riuscire a cogliere un'altra, cioè il tridimensionale, la terza dimensione, è una cosa abbastanza difficile. E non dico che solo un romano possa farlo, ma comunque lo deve fare qualcuno che quantomeno ha i tempi di Roma, quantomeno una mattina su 7 entra in un bar e si prende un caffè, vedendo che tutti quanti stanno fermi a bere il caffè, perché sennò non te arzi e non te ne vai mai dalla vita e non si può fare. Questa cosa non la puoi. Se tu fai un esempio stupido, però per farti capire, il tempo di Roma effettivamente è questo, è per inquadrarla, per viverla, per metterla bene in un video, in una foto, in una canzone, secondo me hai bisogno di cose del genere.
la scelta di Dylan Dog come tema sul quale sviluppare un progetto così? Beh, io leggo da quando leggo Dylan Dog, fondamentalmente a 6 anni ho iniziato a leggere Dylan Dog, mi ha segnato, è la prima cosa che mi ha messo paura, che mi ha eccitato, che mi ha spaventato, che mi ha interessato, mi ha incuriosito, insomma io stavo lì e da lì ho imparato tanto, ho visto film, ho letto libri, ho imparato anche ad apprezzare per esempio un certo tipo di prospettiva e di composizione d'immagine. Diciamo che Dylan Dog mi aiuta perché è un prodotto italiano meritevole già dalla scrittura, che è una cosa veramente veramente difficile da trovare in altri ambiti, e il fatto che io ci avessi questo amore e ce l'avesse anche Luca in un modo un po' più maturo, perché lui ha approcciato un po' in un'età più matura, verso i 18 anni, al personaggio, ci ha reso, diciamo, più facile il lavoro. Poi ovvio che Dylan Dog è anche una grande paraculata, perché ovviamente porta il pubblico di Dylan Dog a interessarsi, perché nessuno aveva mai fatto qualcosa di veramente diciamo concreto, esatto, capace di specchiare il mood. Ci abbiamo provato, ripeto, è stata la nostra versione, tante cose che abbiamo fatto hanno avuto successo per alcuni, e quindi diciamo che è stato un esperimento quantomeno positivo, perché poi adesso la cosa che sto testando grazie a Dylan Dog è che i media, le produzioni, insomma, chi se ne accorge di quello che stavo a fare se ne accorge. E sì, anche perché comunque a livello proprio di produzione è un grande sforzo sicuramente ed evidentemente, ma anche tecnicamente valido, cioè dimostra un po' quello che stavamo dicendo, questo tuo percorso di crescita professionale che poi alla fine sfocia in un prodotto che ha una visibilità grossa. Cioè, guarda, ti posso dire questo, che il fatto è che tutte le persone che mi metto vicino sono persone più brave di me, quindi è ovvio che se sono arrivato a un certo punto ad avere quantomeno uno spunto iniziale di visione registica della cosa, che potrebbe essere un mio stile tra 10 anni, perché quello ci metti per avere un tuo stile completo e maturo, 10-15 anni di regia almeno, quello che ti posso dire è che appunto queste persone mi hanno aiutato talmente tanto ad arrivare a un livello alto, o comunque a un livello che adesso ho, che fanno loro tutto, si può dire. Cioè io tendo a manovrare bene un set, a manovrare bene un'idea, un colore del film, io dico, insomma. Poi tutto il resto viene fatto dalle persone che mi metto vicino, ed è importantissimo, perché senza di loro non andrei assolutamente da nessuna parte. E a questo punto, già che abbiamo parlato di persone che ti sono state vicino, chiamerei sul palco anche Luca Marengo. Chi è qua? Perché il discorso è nato dal media web, però si è portato sul fumetto e adesso ci permette, diciamo, di creare quel rapporto fra media che spazia appunto da fumetto, web, libro, e commistione dei due in qualche cosa di innovativo e originale. Sì, innanzitutto salve a tutti. Ciao Claudio. Sì, questo libro è proprio questo, è una commistione tra fumetto. Stiamo parlando, sì, di Roma Città Morta. Roma Città Morta è un libro scritto da me e da Giacomo Bevilacqua, che forse molti conoscono il fumetto a Panda Piace, per molte altre cose che ha scritto e disegnato, e è scritto a 4 mani da uno scrittore e da un disegnatore, ed è un po' un ibrido tra le due cose. In realtà molti ci chiedono, è un fumetto, è un romanzo?